Buongiorno ragazzi. Buongiorno dottore. Allora oggi chi è pronto a lanciare il proprio SOS? A tu Renzo. Apriti, parla, qua nessuno è venuto per giudicarti. Quello che fanno tutte le donne, dottore. Quelle che incontro, mi giudicano e ridono di me. Renzo, perché le donne ridono di te? Perché... Perché? Perché ce l'ho molto... Dai? Molto... Molto? Molto... Molto? Piccolo. Buoni, scusate, non siamo al mercato del pesce, eh? Eh? Ricorda che per una vita sessuale equilibrata e sana le dimensioni del pene non contano, sono rilevanti. Ho sentito dal parrucchiere che uno sfigato al quarticciolo per una cosa così si è lanciato dal terzo piano. Ma quale terzo piano? Quale terzo piano? Era il secondo piano. Io la prossima volta mi ributto dalla finestra. Ah, no, no! Guarda, stai facendo di un problema piccolo, minuscolo, veramente piccolo, stai facendo un grande problema che non è grande, è piccolo. Questo qua è un problema che non esiste, perché io sono sicuro che le dimensioni del tuo pene sono assolutamente buone. È piccolo, dottore, è proprio piccolo. Hai provato con l'extension? Io non ci credo che tu ce l'abbia piccolo, quindi ti invito a farcelo vedere a tutti, dai! No, ma che... Fallo vedere! Dai, faccelo vedere! Ma no, ma a me vergogna, no, no! Dai, su, faccelo guardare! Dai. Faccelo vedere! No, scusate, basta questa volgarità, non siamo allo stadio, eh? Allora, se ti preoccupi a farlo vedere, sappi che non c'è nessun problema e te lo dimostro. Lo faccio vedere io. Guarda, eccolo qua. Guarda, guarda. Vieni, vieni, fai vedere. Di non lasciare la seduta prima che lo dica io. Guarda che sennò come va a finire. Guarda.